Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon FireRush. Io sono GlacialSphere e in questa parte andremo ad affrontare i cervelli della Battle Frontier che vedete qui, eccoli, e i capitani, insomma, delle Isole Orange, capitanati proprio da Buon Drake, che sarà l'ultimo che affronteremo. Detto ciò, quindi, iniziamo subito. Nella prossima puntata ci teniamo il piatto forte per i campioni regionali. Guardateli qui, tutti qui i campioni regionali. E se vi state chiedendo perché questi siano vuoti, beh, fateci caso. Kanto, Johto dovrebbe essere, Hoenn, Sinnoh, Unima. Unima perché è il secondo campione di Unima. Kalos. Alola. È il tuo posto, ti senti fiero? E c'è anche questo messaggio. Noi siamo i campioni di Alola, quindi questo è il nostro posto tecnicamente. Mentre qui non c'è ancora nessuno. Allora, iniziamo proprio da lui. Che abbiamo come primo Pokémon in squadra? Greninja, direi che va più che bene. Salve Noland. Eccolo qua, Factory Head Noland. Lui ha Articuno, se ricordate bene. Andiamo di Extrasenso su Machamp, che resiste comunque, complimenti a Machamp, e ci confonde addirittura. Greninja fortunatamente non soccombe alla confusione e si evolve in Greninja Battle Bond. Poi Manectric, contro Manectric io manderei sicuramente Donphan. Ecco, indubbiamente queste sfide ora sono molto più interessanti perché gli avversari non hanno un solo tipo di Pokémon, ma hanno squadre composte da diversi tipi e molto bilanciate. Articuno. Abbiamo lo sfidante perfetto per Articuno. Ti ricordi Articuno di un certo Charizard? Eh sì, metti pure la pressione. Ecco qua. Poi Rhyhorn. Cambiamo ancora Pokémon e mandiamo Sceptile. Bene così, e ora Camerapt. Greninja è tutto tuo. Oh, la musica si è fermata immediatamente, in maniera molto brusca, e poi è ripartita. Vabbè, l'importante è che sia ripartita. E anche Camerapt è andato, ed infine Lyron. Bene, contro Lyron manderò Donphan. E andiamo di terremoto. Bene così. E il primo lo abbiamo battuto. Curettina veloce. Andiamo con il secondo, Greta, anzi la seconda. Lei, se non ricordo male, aveva dei Pokémon di tipo lotta, giusto? Infatti Ariyama. Guarda qua, ne ha solo due, tra l'altro. Andiamo di extrasenso. E Ariyama perde la concentrazione. Ogni Ariyama che incontriamo vuole solamente fare quel Focus Punch lì che niente, non riuscirà mai a fare. Intanto Greninja si evolve e è con Medicham. Medicham lo, anzi la travolgeremo con Surf. Semplicemente troppo forte Surf di Greninja Formash. Night Slash? No, perché è un attaccante speciale il nostro caro Greninja. Però sarebbe stata un'ottima mossa. Andiamo a sfidare anche Tucker. Eccolo qua. Oh, battaglia in doppio. Arcanine e Swampert contro Greninja ed Heracross. Non l'ideale. Anzi, assolutamente per niente l'ideale. Io andrò di Surf e cambierò Pokémon mettendo in campo Sceptile. Che finirà poi Swampert con Fendifoglia. Guardate che danno che fa Sceptile, che non è manco efficace. Ok, Greninja nel frattempo si evolve perché comunque lo fa sempre. E poi andiamo di semplicemente Dark Pulse e Fendifoglia.
Ok, basta tranquillamente Dark Pulse, cioè Greninja potrebbe combattere da solo contro tutti i Pokémon che ci sono qui dentro e probabilmente vincere tranquillamente. Ora tocca a Brandon. A Brandon era il capo, tra l'altro, avrei dovuto lasciarlo per ultimo, effettivamente. Pyramid King. Vai, Greninja. E andiamo di Dark Pulse. Cioè, guardate quanto è forte. Ok, che è 10 livelli sopra tutti. Regirock, lasciamo Greninja e andiamo di Surf. Ecco, qua non siamo 10 livelli sopra, qua siamo 2 livelli sopra. Eppure l'ha disintegrato. Regice, tipo ghiaccio, ma andiamo al nostro Heracross. Che faremo anche Mega Evolvere in questa battaglia. Assolutamente. Serve il potere della Mega Evoluzione per combattere un leggendario come Regice. E andiamo di zuffa. Ok, bene così. Poi Solrock. Lasciamo il nostro caro Heracross. E quasi quasi tirerei un Earthquake. No, Levitazione infame. Solar Beam. Ok, inizia a caricare il raggio, ma a noi Solar Beam non ci farà praticamente niente. Noi andremo allora di Close Combat. È normalmente efficace, però riusciamo comunque a one-shottarlo. Poi Ninjask. Contro Ninjask io cambierei e manderei Donphan. Ecco di nuovo la musica che si interrompe bruscamente, però l'importante è che riparta. E andiamo di Rock Slide. Attenzione, ci abbassa la precisione. Infame. Ok, attacchiamo per primi, ma non riusciamo ad attaccare. Buonanotte, qua non attaccheremo mai più in vita mia, in vita nostra. Sì, ciao. Ok, grande. È riuscito a tirare un attacco, fortunatamente. Perfetto. Poi, Registeel, cambiamo di nuovo Pokémon, rimandiamo in campo il nostro Mega Heracross. E andiamo di Close Combat. Super efficace. Resiste incredibilmente Registeel. Heracross viene anche colpito dalla tempesta di sabbia, ma resiste e lo tirerà giù con terremoto. Bene così, abbiamo sconfitto di nuovo Byron. Andiamo a darci una pratina, sì. E proseguiamo con tu, Annabelle. Alakazam, perfetto. Greninja, Dark Pulse. Poi Espeon, lasciamo Greninja con Dark Pulse. Ed infine Metagross, lasciamo Greninja, indovinate un po'. Non con Dark Pulse, ma con Surf. Perfetto. Poi tocca a Spencer. Lui ha Pokémon tipo Erba, se non sbaglio, ma noi andiamo comunque con un Greninja. Incazzatissimi proprio. Ecco che manda in campo Venusaur, infatti. E noi andremo di Gelo Raggio. Ah, peccato, non è morto. Però si mette a fare Solar Beam. Ok, grande. Andiamo quindi a one shotarlo, cioè oddio, a bishottarlo con extra senso. Poi Shiftry. Contro Shiftry io cambierei Pokémon e manderei in campo il nostro Charizard. Flamethrower. Poi Claydol, contro Claydol invece manderei Sceptile. E qui tocca fare la mega evoluzione e andare di Leaf Blade. Bel danno su Claydol. Ed infine Chansey. Beh, contro Chansey mandiamo Heracross. E andiamo di Flamethrower.
Close Combat. Perfetto, abbiamo sconfitto anche Spencer ed ora l'ultimo cervello appunto della Battle Frontier. Lucy. Ma nel campo si Viper, ok. Se Viper verrà travolto da, anzi, colpito da Extrasenso, super efficace e addios. Poi Milotic cambia un Pokémon e mandiamo Sceptile. Vai, Mega Digievolve, Leaf Blade. E abbiamo fatto un bel sushi. Perfetto, a questo punto possiamo andare a sfidare. Eccoli qui, sì. I capi palestra delle Isole Orange. Sissi parte con Sidra. Che noi con Greninja distruggeremo molto facilmente con Dark Pulse. Eccolo qua, Greninja, Battle Bond. Poi, chi è che mandi? Blastoise. Sì, cambia un Pokémon e mandiamo di nuovo Sceptile. E andiamo di Mega Evoluzione e Leaf Blade. Nemmeno Blastoise con la sua difesa altissima può far nulla contro un colpo critico di un Mega Sceptile con Ferrifoglia. Poi, Danny. Forza, risfidiamo anche Danny. Che ha 5 Pokémon. Ok. Beh, dopo questo turno ne avrà solamente 4. Appunto. Poi vediamo chi manda Machoke. Lasciamo Greninja. E andiamo di Extrasenso. Poi Geodude. Sì, cambia un Pokémon e mandiamo Sceptile. Cerco di distribuire un po' l'esperienza a tutti, eh. Vai, Leaf Blade. Poi Scyther, contro Scyther invece userei Donphan. E andrei di Rock Slide. Ed infine Electrode, lasciamo Donphan. E andiamo di Terremoto. No, infame, ho usato Magnetrise, che stronzo. Allora andiamo di Double Edge. Quasi one shottato. Ok, Poison Jab. Ah, mi ha pure paralizzato, vabbè, tanto è finita la battaglia, quindi. E abbiamo sconfitto anche Danny. Andiamo a curarci. Ecco qui. E andiamo a sfidare Rudy. Ho detto che Drake l'avremmo lasciato per... No, Blake, scusatemi, non Drake, l'avremmo lasciato per ultimo. Oddio, Blake o Drake? Non ricordo di preciso. Andiamo di Surf su Electabuzz, che non può resistere. Ho detto Greninja può praticamente battere tutti, praticamente, Exeggutor. Tecnicamente potrebbe battere anche Exeggutor, però voglio farlo battere al nostro Heracross. E andiamo di Pin Missile. Poi Starmie, lasciamo Heracross. E andiamo ancora di Pin Missile. Che culo però, la paralisi di fulmine. Cioè, è proprio culo. E che culo che noi colpiamo solo 2 volte, che è il minimo sindacale, ve lo ricordo. Si può colpire fino a 5 volte con Missile Spillo. Poi Ninetales, cambiamo Pokémon e mandiamo Donphan. Vai con Earthquake. Poi Hitmonchan. Beh, direi di mandare Sceptile. E di usare Fendifoglia. Vai,
Vai di Energy Ball ora. E chi mandi ora? Venomoth. Sì, cambiamo di nuovo Pokémon e tocca di nuovo a Donphan. Vai di Rock Slide. Perfetto, abbiamo battuto anche Rudy. Sfidiamo anche lei, Luana. Quanti Pokémon ha? Due. Perfetto. Ah, una lotta in doppio. Ottimo. Beh, facciamo surf e facciamo un semplice Trot Chopli. Sempre se resiste a surf. Sì, resiste. La Kazam usa psichico, giustamente, su Heracross. Me lo aspettavo. Andiamo di Sceptile. E andiamo di Dark Pulse e Leaf Blade. Tanto muore in ogni caso questo povero Alakazam. Ecco fatto. Sono sorpresa, io no, per niente. A questo punto tocca sfidare l'ultimo allenatore di questo episodio. Drake. Ok, era Drake, non Blake. Drake. Vediamo cosa possono fare due campioni, giustamente perché ora noi siamo campioni. Orange Crew Champion Drake. Che manda in campo Ditto. Ok, questo è... usiamo subito Ice Beam. Ok, si trasforma, perfetto. E a questo punto... Surf. Perfetto. Forse con Surf l'avremmo shottato direttamente senza farlo trasformare, eh. Ora, Electabuzz. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Donphan. Vai di Earthquake. Poi Venusaur. Sì, cambiamo Pokémon di nuovo. E contro Venusaur manderei Charizard. Vai di Lanciafiamme. Poi Onix, ricambiamo Pokémon e mandiamo in campo Sceptile. Con Leaf Blade. Vi ricordate com'era stata difficile la battaglia contro Drake? E tosta, quando l'avevamo fatta appunto durante la storia principale. Infine Dragonite, o meglio infine, ne manca ancora uno, dopo Dragonite. E mandiamo in campo Greninja. E andiamo di Ice Beam. Danno per 4 e addio. Infine chi hai? Gengar. Lasciamo in campo Greninja. E andiamo di Dark Pulse. Perfetto, abbiamo sconfitto Drake. È sempre bello trovare un buono sfidante, assolutamente sì. A questo punto curiamoci Pokémon e nel prossimo episodio andremo a sfidare quelli che vedete qui, i campioni regionali di ogni regione di Alola. Io quindi vi ringrazio per aver seguito per ogni regione, scusatemi, di Pokémon. I campioni regionali di Alola siamo noi, tecnicamente. Quindi vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!